Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Questo è un video che mi è stato richiesto quando ho fatto l'haul delle nuove mie Yankee Candle e infatti sarà la mia collezione Yankee Candle aggiornata. Dall'ultima volta, cioè dal primo haul che ho fatto di Yankee Candle, la collezione è un po' aumentata, soprattutto ho comprato sia Tarte, quindi ho comprato Tarte, giare grandi, giare medie, insomma vi farò vedere. Ci tengo a precisare una cosa, questa collezione, in questa collezione ci sono anche le candele di mia madre, infatti abbiamo questa passione in comune, che poi lei ha, cioè questa passione lei ce l'ha da una vita e poi l'ha trasmessa a me, a maggior ragione da quando poi ho conosciuto queste candele dolciose e buonissime. Ho fatto una cosa molto carina secondo me, alcune candele che ho avuto e che ho finito me le sono appuntate per darmi magari qualche consiglio. Partirò dai votivi, cioè dalle tarte, i votivi, le già piccole, già medie e già grandi, perché ce le ho tutte. Ho anche una Jewel Candle che è la Happy Birthday, ho fatto il video, eventualmente vi lascio il link. E comunque questa sarà solamente una collezione di Yankee Candle. Iniziamo! Allora, le mie prime Yankee Candle sono state dei votivi, la Sweet Strawberry, che sa proprio di fragole pura, e avete visto anche nel video haul. Poi ho avuto la Sugar Apple, che sembra proprio di mela zuccherata, avevo sempre il votivo che mi aveva regalato la mia amica Rita, un bacio. E poi ho comprato la Mango Peach Salsa, che non so se la conoscete, ve la metto qui perché questa merita tantissimo. Sa proprio di mango, di fruttato, di frutto della passione, insomma mi è piaciuta tantissimo, infatti sto valutando di prendere ora già media quella grande con gli sconti ovviamente. E poi un altro motivo che non ho e che ho finito è la Summer Scoop. Avevo messo una foto su Instagram con la foto del votivo della Summer Scoop perché volevo sapere il vostro parere, ma a me non è piaciuto completamente, forse perché ho preso il votivo, ma praticamente dall'accensione non si aveva più di niente. Quando ho preso il votivo profumava di gelato alla fragola, perché dovrebbe, cioè simboleggia questo sulla loro etichetta, cioè proprio il gelato alla fragola, lampone, fragola, insomma, o frutta di bosco. Quando l'ho accesa non sapeva di niente, infatti sono rimasta molto delusa, ma credo sia stato un problema del mio votivo, perché a quanto mi ha detto anche una mia amica, lei aveva mi pare la gela grande e profumava tantissimo. Però comunque la Summer Scoop è un dolore. La Summer Scoop ha un odore più delicato rispetto ad una vanilla cupcake. Ok, adesso possiamo andare con le tarte. Tutte le mie tarte le conservo, sono pochine, le conservo in questo bicchiere della Nutella. Io non mangio più Nutella, o per lo più non la mangio più come prima. Comunque era troppo bella, infatti questo l'ho preso al mio ragazzo ed è con i cuoricini verdi e bianchi. Ho poche tarte, alcune mi sono state regalate, alcune le ho comprate, altre le ho comprate per il giveaway. Quindi ho due tarte Cranberry Pear. È buonissima, a quanto ho capito il cranberry pear, una ragazza mi aveva detto che era un frutto cranberry, un frutto americano o messicano. Comunque è buonissima, io non so descrivere questo odore, però secondo me non sa proprio di pera, sa di forse di lampone fruttato. È buonissima e ne ho due perché una me l'aveva regalato Silvia. Altre tarte che ho, che mi sono state regalate da Rita, sono la Wedding Day, che è molto, sa molto, secondo me sa di profumo da signora, non so se avete presente. Diciamo che non amo molto questi odori, però questo diciamo che è carino e non l'ho mai bruciato perché purtroppo il bruciassenza non va bene. Poi ho la mia prima Yankee, la mia prima tarte della Yankee, è la prima Yankee, che è la Snowflake Cookie, che come sapete è la mia preferita. Sa proprio di zucchero. A me piace tantissimo questa fragranza. C'è chi dice che è troppo dolce, però a me piacciono tantissimo le cose dolcissime. E poi un'altra che mi ha sorpreso tanto è la Wood Oasis. Non so se si dice così. E assomiglia secondo me alla Salted Caramel. È un pochino più dolce, ma non più dolce, proprio stucchevole. È forse più delicata. Ok, allora passiamo ai miei motivi. Oh, guardate che bello. È un espositore d'alluminio, però io gli ho messo un bicchierino con dentro il motivo ed è la Red Raspberry, che anche questo mi ha regalato Rita, mi pare.
è buonissima perché è un po' più forte della Sweet Strawberry, che sa di fragole, però questa appunto sa di lamponi, quindi l'odore è più forte. E ovviamente mi piace di più perché è più presente, soprattutto anche così, perché è l'unica che è appunto sul letto. Fa un odore allucinante, infatti quando vado a dormire sento questo odore che mi piace tantissimo. E infatti praticamente non l'ho più bruciata perché mi dispiace finirla. E credo sia anche questa una fragranza estiva. Poi, ah, eccola qui. Allora, ho la Mango Peach Salsa, pensavo di averla finita. L'avevo messa in questo portacandele che avevo fatto io in DIY di Pasqua. È buonissima, sa di frutti tropicali. Di mango, non so se avete presente, però è veramente buona. Non credevo, quando l'ho comprata, non credevo fosse così buona. Questa candela mi piace molto alla mia amica di Palermo, che si chiama Melly Rose. Poi ho una buonissima, ovviamente, ma ovviamente tutte le candele mi piacciono, quindi che è la cappuccino truffle, che ho dovuto mettere in questo bicchiere enorme, infatti si è un po' spappolatina. Se siete golosi come me, è una candela che dovete avere a tutti i costi. Anche così fa un odore allucinante, ma anche se le accendete pochissimo, potete accenderla anche per 5 minuti e già rilascia un odore fantastico di cioccolato, ovviamente. E sta proprio di come si chiama? Tartufo nero il cioccolato. Poi passiamo alla Salted Caramel, che in già era piccola, mi sta regalando il mio fidanzato. È una delle mie top 5, forse, o 3 addirittura. O sta al primo posto, o al secondo, non lo so, se la batte con la Snowflake Cookie. Questo è un odore... Mamma mia che buono! Pensate che mia madre dice che fa puzza di pecora, non lo so perché, infatti non l'accendo mai quando c'è lei. Però non è dolce, è salato, cioè si sente proprio che è un caramello salato. Si ha un odore particolare e come vedete l'ho accesa pochissimo perché questa è ancora meglio della cappuccino truffle. Basta accenderla 2 minuti e già rilascia l'odore, ma anche solo se l'aprite l'odore è fantastico, infatti credo che ora la lascerò aperta. Poi passiamo alle jar medie. Vediamo quante ne ho. 1, 2, 3. Ok, ho 3 jar medie. Vi faccio vedere prima questa che sta finendo. Forse tutte stanno finendo in jar medie. No, diciamo di no. Questa è di mia madre. A me non piace questa candela, però ve la faccio vedere lo stesso. Che si chiama Lovely Kiku. L'avevo presa a Palermo con lo sconto del 25%. Sa di fiore, di lavanda, non lo so. Questi odori a me non mi fanno impazzire veramente. E praticamente ho dovuto mettere un nuovo stoppino perché quello vecchio si era distrutto, quindi quando andavo ad accenderlo in realtà non si accendeva, quindi era un peccato perdere tutta questa cera, anche perché poi questo barattolo lo vogliamo riutilizzare io e mia madre, non sappiamo ancora come, forse metteremo dentro qualcosa di make up, non lo so. Poi passiamo a una delle mie top 5 che si sta tutta sfracellando, che è la Christmas Cookie. Questa è stata la mia prima jar. Ok, alla fine la metterò a confronto con un'altra candela che ci assomiglia tanto, che ancora non vi dico. È buonissima, sa proprio di pasta frolla, di biscottini della nonna. Mi ricorda quando mia nonna fa i biscotti, cioè. Mi richiama questi ricordi, è veramente buona, dolce, è una candela calda, sembra... Non so, piena d'amore, non vi so spiegare, però è una delle mie preferite ed è una candela di Natale, quindi potete trovarla a Natale. Se la trovate, prendetela. Io ero molto indecisa perché appunto è stata la mia prima Yankee Candle, poi da questa mi sono innamorata e ho voluto prendere altre jar. Arriviamo a una delle mie preferite. Lo so che dico sempre così. Ok, vabbè. Comunque sappiate che le jar grandi che ho, oppure medie oppure piccole, sono quelle preferite. Cioè, non vi ho dato un grande aiuto. Comunque passiamo avanti, la Snowflake Cookie. Io amo questa candela. Come vedete, praticamente è proprio livellata, si sta sciogliendo uniformemente, perché quando accendo queste candele metto una calza in modo che si sciolga anche la cera all'esterno e non vada tipo a sciogliersi solo all'interno a creare casini, come invece mi è successo con la Snowflake Cookie, che è un po' qua si vede, no, con la Christmas Cookie, che è un po' qui si vede. Comunque, questa candela è buonissima. Questa proprio mi ricorda i biscotti allo zucchero, lo zucchero filato. Mi ricorda la glassa delle donuts, che è molto molto zuccherosa. È buonissima veramente. Così non fa molto odore, però da accesa l'odore è fortissimo. Infatti
questa forse dopo averla accesa per 3, 4, 5 ore è un po' stancante, però è molto buona anche questa. Passiamo avanti a una jar grande in edizione limitata, che avevo fatto vedere anche questa nell'haul, ed è la Jelly Beans. È passata una colomba. Ed è la Jelly Beans. Cioè, non appena l'ho aperta sentivo caramelle. Proprio sa proprio di caramelle, è una cosa allucinante. Ho voluto prenderla perché mi piace particolarmente tanto. Le frutti di bosco, alla fragola, all'uva, non lo so. È molto molto buona. Sento pure il mirtino, non lo so, però è veramente buona questa candela, infatti non voglio bruciarla perché non voglio che finisca. Poi andiamo avanti con un'altra mia preferita. Io solitamente compro prima i votivi, vedo come se mi piacciono e poi eventualmente entrano nella mia top 5, 10 eccetera eccetera. Questa è una delle mie preferite! È la, come si chiama? Free Fly Treats. Non so se questa ve l'avevo fatta vedere nel video haul, però forse è il votivo che ho fatto vedere. Comunque sa proprio di marshmallow, ma non è una dolcezza pesante, stucchevole. È leggera, sognante. Non lo so, è molto molto buona ed è una delle mie preferite. Magari alla fine vi farò una top 10 o top 5 delle mie candele preferite. Poi un'altra nuova new entry, la penultima new entry, è la Soft Blanket. Non vi ho fatto vedere qui nel mio fogliettino dei codivi già finiti che avevo preso più volte la Soft Blanket. Una me l'aveva regalata anche Rita, solo che succedeva che mia madre se la fregava, così io ho deciso di regalarle appunto la giara grande per la festa della mamma. Questa l'ho presa col 25% di sconto, infatti a maggio c'era il 25% di sconto sulla Soft Blanket e mi pare anche sulla Swish Child, una cosa del genere. E a me per esempio non mi fa impazzire questo odore, sa di pulito, di candido. Io non avrei preso forse la giara grande, però ovviamente sono queste candele sono molto molto personali secondo me. L'ultima che è entrata in casa mia è la Vanilla Cupcake, come appunto avete visto nel video haul, credo sia quella più famosa delle Yankee Candle perché ha veramente un odore spaziale. Mamma mia, è stata di pasta frolla vanigliata. Quindi io volevo metterla a confronto con la Christmas Cookie. Oddio, è molto difficile, però la Christmas Cookie sa più di zucchero, pasta frolla con zucchero. Invece, oddio che buona, la Vanilla Cupcake sa di pasta frolla e vaniglia. Dolce, non vi so spiegare, però se volete prendere una Yankee Candle, vi consiglio questa, è la più famosa, è la più apprezzata perché è veramente fantastica. Anche questa l'ho presa con lo sconto del 25% a giugno, ma anche perché mia madre mi sta finendo la Christmas Cookie, e comunque ho voluto prendere questa perché abbiamo forse bruciato 4-5 votivi. Allora, al primo posto come candela che brucerei tutto il giorno, tutte le ore, non mi stancherebbe mai, metto... dove l'ho messa? La Falsa Treat! È un odore che a me non mi stanca, è veramente buono, leggero, e la terrei sì accesa tutto il giorno. Poi passiamo a un'altra che terrei accesa tutto il giorno, che è la Vanilla Cupcake, quindi al secondo posto mettiamo la Vanilla Cupcake. Al terzo posto, solo perché secondo me non si può tenere accesa veramente tutto il giorno perché poi ha un odore molto molto stucchevole, è la Snowflake Cookie. Al quarto posto, solo perché ho la giara piccola e ovviamente non posso accenderla perché poi finisce, metto al quarto posto, però io non vorrei dare un quarto posto alla roba, la Salted Caramel. È un odore particolare che magari non voglio sentire tutti i giorni, però quando l'accendo mi fa impazzire, quindi mentre per esempio una Falsa Treat potrei accenderla tutto il giorno, tutti i giorni, questa no, perché è un odore particolare, poi secondo me stufa. Poi al quinto posto metto, vediamo se la trovo, la Jelly Beans, il votivo Cappuccino Truffle. Sono due odori molto molto particolari. E niente, fatemi sapere se della mia collezione c'è qualche candela che per esempio non vi piace, se me ne consigliate qualcuna, ora che comunque sapete meglio i miei gusti, che non piacciono cose fiorite.
Ah, e non mi piacciono neanche le candele speziate, per esempio io odio le candele alla cannella, mi piacciono quelle dolciose, come avete potuto capire. Spero che questo video non sia venuto troppo lungo e non vi abbia annoiato. Io vi saluto e al prossimo video. Ciao!